in più. E restiamo ancora sul tema del lavoro, perché il 2020 si è chiuso tra luci e ombre. Il Covid continua a pesare anche sui bilanci delle famiglie. Sentiamo il servizio che è di Giovanni Nicoletti. Una leggera ripresa dell'occupazione comincia a intravedersi, ma in un quadro ancora di grande incertezza. La nota congiunta di Ministero del Lavoro, Istat, INPS, INAIL e ANPAL segnala un timido più 0,3% nel quarto trimestre del 2020 rispetto al trimestre precedente. Ma il divario rimane notevole rispetto a un anno fa, oltre un punto e mezzo in meno. La flessione più forte si registra tra i giovani under 35, i più penalizzati dalla crisi, ma in generale si nota un calo della disoccupazione, anche perché con la crisi molti hanno smesso di cercare il lavoro, ingrossando le fila degli inattivi. Intanto arriva l'allarme sui conti di famiglie e imprese. A fine giugno, sottolinea la FABI, il sindacato dei bancari, scadranno infatti le moratorie su quasi 300 miliardi di euro di prestiti e finanziamenti concessi dalle banche. 2 milioni e 700 mila italiani rischiano un vero e proprio dissesto finanziario, 350 mila le famiglie che secondo Banca Italia hanno finora aderito, e parte di queste potrebbe in effetti avere difficoltà a pagare.